Un'auto di lusso stava rimbalzando tra le buche e i dossi della strada di campagna e Michael, al volante, temeva che i suoi organi si sarebbero spostati a furia di fare quei movimenti bruschi. «Avrei dovuto prendere un'altra macchina per fare queste strade», pensava mentre si allontanava dalla città. All'improvviso l'idea di lasciare la metropoli per un ranch abbandonato non sembrava più la decisione giusta e l'uomo era pieno di dubbi. Sempre più frustrato, borbottava tra sé e sé: «Che cosa mi è venuto in mente? Se mi succedesse qualcosa qui, chi verrebbe a tirarmi fuori dai guai?» Michael voleva scappare. Era per questo che aveva preso questa decisione. Ne aveva abbastanza del suo appartamento di lusso, delle auto costose e delle persone vuote ed egocentriche che gli giravano intorno. Allontanarsi da quel mondo gli era sembrata la cosa più giusta da fare. Eppure, ora, in auto, diretto verso la sua nuova vita, era spaventato. Si sentiva ferito, pieno di dubbi. La musica a tutto volume non lo distraeva, anzi, continuava a soffrire e a stringere la presa sul volante. Non credeva che si sarebbe sentito così. Pensava che appena si fosse lasciato la sua vecchia vita alle spalle, si sarebbe sentito sollevato, e invece stava scoprendo che questo non bastava a liberarsi di quella sensazione di perdita, di dolore, di vuoto dentro. Attraversò il villaggio remoto vicino al quale si trovava la sua nuova casa. Era minuscolo e rurale, contava solo qualche decina di abitanti. Il suo ranch invece era poco fuori, nei pressi del bosco. Quando arrivò si domandò addirittura se lì arrivasse l'elettricità e si rimproverò per non esserselo domandato prima di acquistare la proprietà. Quando fermò l'auto e scese, tuttavia, il suo cuore si placò finalmente. Respirò a pieni polmoni l'aria fresca della natura e si guardò intorno. «Beh, di certo non è New York», constatando quanto fosse incredibilmente bello respirare lì. La sua nuova casa era proprio di fianco a lui, coperta dalla vegetazione incolta che aveva preso il sopravvento quando la struttura era stata abbandonata ed era andata in rovina. Michael la guardò interdetto per qualche istante. Poi si rassegnò, improvvisamente colpito da un'ondata di inaspettata positività. «Bene», sentenziò sfregandosi i palmi delle mani. «La ricostruirò. La metterò a posto, comprerò del bestiame, sistemerò i campi e mi abituerò a questa vita», disse con tono deciso. Si avvicinò alla porta e l'aprì senza neanche bisogno delle chiavi. Quando vide l'interno della sua nuova casa rimase piacevolmente sorpreso. Era modesto ma abbastanza ordinato. C'era odore di chiuso, ma appena Michael aprì la finestra una folata d'aria fresca entrò nella stanza. L'attenzione di Michael fu attratta dal caminetto e per qualche ragione si immaginò subito seduto lì di fronte a godersi il rilassante rumore della legna che scoppiettava sotto al fuoco. Proprio sopra al camino c'era il ritratto di una donna, la vecchia proprietaria di quella casa. Michael aveva sentito parlare di lei quando aveva acquistato la casa. Era la signora Stone, aveva vissuto lì molti anni prima e quando era morta il ranch era caduto in rovina, abbandonato. Nessuno aveva voluto comprare quella casa per anni. Poi, uno strano uomo di New York aveva acquistato quel posto che sembrava non volere nessuno. Dopo essersi guardato intorno, Michael si sedette sul divano del piccolo soggiorno e forse per l'emozione, forse per la lunga strada e accidentata, si addormentò di colpo. Sognò una cosa strana per Michael, che non ricordava mai i suoi sogni. E ancora più strano, sognò la signora Stone. L'anziana signora se ne stava di fronte a lui a guardarlo storto, come confusa degli strani vestiti che indossava l'uomo nel salotto di casa sua. Michael si sentiva a disagio, ma all'improvviso la donna cambiò. Il suo volto si rilassò, si avvicinò a Michael e cominciò ad accarezzargli i capelli con fare da madre. E quel sogno cambiò qualcosa in lui. Quando Michael riaprì gli occhi, si sedette sul bordo del divano e guardò attentamente il ritratto della signora Stone. Si sentiva inaspettatamente leggero, finalmente libero da tutto il dolore che aveva paura si sarebbe portato dietro per sempre. Il peso che aveva premuto sul suo cuore negli ultimi 2 anni sembrava essersi finalmente sollevato, e Michael non credeva che questo sarebbe mai stato possibile. 2 anni prima, infatti, sua moglie Amanda era morta in un terribile incidente d'auto, lasciando Michael distrutto.
L'uomo si sentiva solo e in colpa perché era stato proprio lui a regalarle la macchina su cui era morta. Amanda gli mancava terribilmente. L'amava moltissimo e lei era l'unica persona che lo amasse per l'uomo che era davvero e non solo per i suoi soldi. Michael era tutto per Amanda e Amanda era tutto per Michael. E così, quando Amanda se ne andò, il cuore di Michael si spezzò irrimediabilmente. Eppure sembrava che qualcosa ora lo avesse sollevato da quel dolore. Michael continuò a fissare il ritratto della signora Stone per un po', poi decise di continuare ad esplorare la sua nuova casa. Ormai era notte, ma la stanchezza del viaggio sembrava averlo lasciato. Quando arrivò nel seminterrato, provò ad accendere la luce, ma non si accorse che l'interruttore non funzionava. Non si lasciò scoraggiare, tirò fuori il suo cellulare per usarlo come torcia e si avventurò. Dopo pochi passi, tuttavia, qualcosa sembrò colpirgli la gamba. Michael fece un passo indietro, ma i colpi continuarono. Sembravano dei pugni. Ma cosa poteva mai essere? Quando Michael fece luce con il cellulare, rimase a bocca aperta. Era un bambino. Il ragazzino sembrava avere circa una decina d'anni e sembrava determinato a lottare. Tirava pugni, graffiava e protestava. «Ehi, e tu chi sei?» chiese Michael sorpreso. «Sei un ladro? Guarda che chiamo la polizia!» Il ragazzo lo guardò con aria di sfida. «In realtà sono il proprietario di questa casa, il ladro semmai sei tu!» rispose. Michael lo afferrò per un braccio e lo trascinò su. Fuori dal seminterrato cercò di spiegare. «Ho acquistato questo ranch, è casa mia!» «Non è vero!» protestò il ragazzino. «Questa è la casa della signora Stone ed io vivo con lei!» Michael lo osservò meglio. Era un ragazzino magro e sporco, con i capelli rossi e il volto pieno di lentiggini. «Avanti, dimmi chi sei e che cosa ci fai qui», disse infine. Il ragazzino sospirò, arreso. «Mi chiamo Mason. La signora Stone teneva il cibo in scatola nel seminterrato e me ne dava sempre un po'», ammise abbassando lo sguardo. All'improvviso il cuore di Michael si sciolse. «Avanti, andiamo a mangiare qualcosa, Mason», disse con tono amichevole e comprensivo. I due tornarono in salotto, dove Michael aveva lasciato gli avanzi del pranzo comprato in un fast food sulla strada. Adorava hamburger e patatine, era una cosa per la quale i suoi pretenziosi amici di New York lo avevano sempre preso in giro. Invece a Michael ricordava la sua infanzia. Era per questo che era così incredibilmente attratto da quel cibo spazzatura nonostante avesse i soldi per mangiare in ristoranti di lusso ogni volta che voleva. Michael aveva avuto un'infanzia difficile. Non aveva mai conosciuto suo padre e per quanto potesse ricordare, sua madre era sempre malata. Il bambino era cresciuto per strada, guadagnandosi i soldi per mangiare in modo non sempre illegale e gli spicci che racimolava erano sufficienti solo per un semplice hamburger o una porzione di patatine del fast food. L'entusiasmo con cui Mason si era avventato sul cibo riportò l'uomo alla realtà. Il ragazzino mangiava voracemente e alla fine del pasto sembrava più rilassato e meno diffidente nei confronti di Michael. Gli raccontò che veniva da una famiglia dura, i suoi genitori abusavano di alcol e droghe e alla fine avevano toccato il fondo e lui era stato mandato in orfanotrofio dai servizi sociali. Era scappato da quel posto dopo pochi giorni, ma in casa i suoi non lo avevano riaccolto a braccia aperte. Così era stata la signora Stone ad aiutarlo, era stata gentile con lui, lo aveva accolto, lo aveva nutrito e gli aveva persino letto le carte per predirgli il futuro. Le storie d'infanzia di Mason portarono un tenero sorriso sul volto di Michael. «Passerai la notte qui?» chiese poi il ragazzino. Michael lo guardò un po' confuso, non sapendo come rispondere. Era stato un lungo viaggio, era stanco e poi aveva comprato quella casa apposta per viverci. Mason interruppe i suoi pensieri e riprese a parlare prima ancora che l'uomo potesse rispondere. «Fa freddo qui di notte, ti consiglio di accendere il camino. Te la porto io la legna se non ce l'hai», disse con tono pragmatico. Poi lo ringraziò per il panino, lo salutò e se ne andò, lasciando Michael sempre più confuso. Una volta solo, Michael sorrise tristemente al pensiero di Mason. Aveva l'aspetto di un bambino di 10 anni, ma nella sua vita aveva già conosciuto molto più dolore e ingiustizia di quanto nessuno, adulto o bambino, dovrebbe vedere. Nonostante tutte le difficoltà della vita, però, Mason non si lamentava. Anzi,
sembrava così pieno di vita. Michael ricordò di nuovo la sua infanzia, poi la sua amata moglie. Più tardi Mason tornò come promesso con la legna da ardere e accese il caminetto. La casa assunse all'improvviso un aspetto più caldo e accogliente. «Sei molto ricco, Michael?» chiese Mason mentre guardavano i ceppi scoppiettare tra le fiamme. «Perché dici così?» chiese Michael guardandolo con sorpresa. «Beh», rispose il bambino, «hai comprato una casa e hai una macchina costosa». Michael lo guardò in silenzio. Poi Mason riprese a parlare. «Forse potresti aiutare una mia amica. Lei è fantastica, ti piacerebbe. Ha bisogno di un intervento chirurgico, ma è molto costoso». Michael lo ascoltò in silenzio, guardandolo con compassione. Il discorso cadde e i due continuarono a godersi il cammino fino a quando Michael non si addormentò. Sognò di nuovo la signora Stone. La dolce vecchietta gli disse che non era colpa sua se Amanda era morta. E poi gli predisse il futuro, proprio come aveva raccontato Mason. Gli disse che le cose sarebbero andate bene al ranch e che avrebbe avuto un figlio e una figlia. E per qualche strana ragione, quando si svegliò al mattino, Michael si sentiva bene come non si era sentito da molto tempo. Uscì di casa stiracchiandosi per godersi la fresca aria del mattino e improvvisamente notò una donna. Aveva un aspetto incredibilmente familiare. Somigliava alla sua amata Amanda. La ragazza camminava lentamente, come se stesse valutando attentamente ogni passo. Poi si fermò improvvisamente, voltò la testa, tese la mano e salutò. Michael si avvicinò e le strinse la mano. La guardò negli occhi e capì. Era cieca. «Io sono Diana», disse la ragazza. «E tu devi essere Michael, giusto? Mason mi ha parlato molto di te». Michael non riusciva a smettere di fissare il viso di quella ragazza. Era incredibile, era la copia sputata di Amanda. La sua voce era così familiare che l'uomo desiderava non smettesse mai di parlare e la sua mano era così morbida che non riusciva a lasciarla. Sentiva che era destinato a tenerle la mano e guidarla per sempre. Diana era l'amica di cui Mason gli aveva parlato. Era cieca, lo era diventata prima dell'adolescenza a causa dei colpi di suo padre. I dottori gli avevano detto che aveva qualche possibilità di riacquistare la vista con un intervento chirurgico, ma era molto costoso e Diana aveva perso la speranza da molto tempo ormai. Non poteva sapere che Michael invece l'aveva appena ritrovata, la speranza. Quei due giorni lì erano stati sufficienti a Michael per fargli ritrovare la forza di tornare a vivere e all'improvviso vedeva tutto sotto una luce diversa. Quello stesso giorno ha lasciato Mason nella sua nuova casa e ha guidato di nuovo fino a New York, promettendo di tornare presto. In città ha trovato una clinica che ha accettato di operare Diana, ma non c'era alcuna garanzia che l'intervento le avrebbe ridato la vista. Felice e fiducioso, a quel punto Michael fece ancora un'altra tappa prima di tornare al suo ranch. Andò a prendere i documenti per l'adozione. Quando tornò in campagna il giorno seguente si precipitò da Diana. Le raccontò tutto e la ragazza accettò il suo aiuto commossa. Poi Michael tornò al ranch preoccupato. Avrebbe detto a Mason che voleva adottarlo e sentiva il cuore scoppiargli nel petto. Ovviamente Mason scoppiò in un pianto di gioia. Certo che voleva che Michael diventasse il suo papà. Quando partirono tutti insieme per New York, diretti alla clinica, i tre erano una famiglia. I medici dissero a Diana che aveva solo il 70% di possibilità di tornare a vedere, ma lei, Michael e Mason erano fiduciosi. Dopo l'operazione, l'infermiera toglieva con cura le bende dagli occhi della ragazza. Michael e Mason erano in piedi nella stanza e si dondolavano nervosamente all'indietro, impazienti. Diana strizzò gli occhi per qualche istante, poi le sue guance si infuocarono. «Quanto siete belli!» disse con un filo di voce guardando Michael e Mason. Emozionato, Michael si lasciò scappare un gridolino di gioia. Poi si fiondò ai piedi del letto di Diana in ginocchio e lasciò tutti nella stanza a bocca aperta. «Sposami, Diana», disse tirando fuori un anello dalla tasca dei pantaloni. «Mi sono innamorato di te la prima volta che ti ho vista». Tutti trattennero il respiro. Poi Diana finalmente parlò. «Oh, Michael, io mi sono innamorata di te ancora prima di vederti», disse con un sorriso, e nella stanza scoppiò un fragoroso applauso.
Un anno dopo, Michael e Diana erano felici e Mason era diventato un fratello maggiore. Proprio come aveva predetto la signora Stone, Michael aveva avuto anche una figlia, una bellissima bambina che aveva avuto con Diana. La loro vita era perfetta, costellata di amore e di felicità, e Michael si sentiva finalmente completo. Sapeva che ormai niente avrebbe potuto portargli via la sua famiglia, ed era grato a se stesso per aver avuto il coraggio di fare il salto nel vuoto e trasferirsi in campagna, dove aveva conosciuto le persone con cui era destinato ad essere felice. Questo è tutto per oggi, ragazzi. Se questa storia vi è piaciuta, cliccate il video sullo schermo per altre storie simili.